È giunto il momento del nostro primo collegamento di oggi e nella giornata mondiale del sorriso abbiamo il piacere di ospitare nei nostri studi, seppur in collegamento WhatsApp, il medico odontoiatra e chirurgo orale Antonio D'Apolito, il dottor Antonio D'Apolito. Buongiorno dottore, ben trovato. Buongiorno a tutti e buona giornata del sorriso. Anche a lei, ce lo faccia subito un bel sorriso. Quanto è Sono due importante, lenti. dottore, quanto è importante la prevenzione nella salute in generale, nella salute del nostro sorriso, appunto? Storicamente è stata sempre importante la prevenzione e l'igiene orale. La nostra, insomma, è una missione nel poter prevenire disturbi del cavo orale, dalla semplice igiene orale fino ai tumori della bocca. Oggi, purtroppo, con la nuova generazione, aumentano le difficoltà nel poter prevenire il salubre della bocca, insomma, una bocca pulita, sana, sempre più difficile perché la nuova generazione con i nuovi ragazzi vediamo che dal piercing al tatuaggio della bocca è una guerra che stiamo combattendo, un po' più difficile dei nostri tempi. Io mi reputo ormai già di un'altra generazione dove semplicemente ci si invitava a fare periodicamente controlli ed igiene orale. Io pensavo fosse difficile perché oggi si mangia un po' a tutte le ore. Anche la lavorazione degli zuccheri odierna cioè il cibo odierno è più lavorato, più sofisticato, contiene maggiormente zuccheri e sostanze cariogene rispetto a qualche anno fa. Più si va avanti, più ci si raffinano gli alimenti, ci si porta una maggiore recettività alla carie, però fondamentalmente ci stiamo adeguando, ci stiamo attrezzando a prevenire tutto ciò che possa avvenire nel nostro cavo orale, a parte le campagne pubblicitarie, ma anche con la stessa attrezzatura, la stessa tecnologia, riusciamo a prevenire e a prevedere ciò che può capitare nella nostra bocca. Dottore, noi proprio a inizio settimana, con la complicità del Nobel per la medicina, abbiamo parlato di vaccini. Non c'è mai stato un qualcosa o è in corso una ricerca per un vaccino anticarie? E chi inventerà il vaccino contro la carie diventerà l'uomo più ricco del mondo. Cioè, Beh, no, magari è un non c'era generoso. competizione. Magari è un generoso. Purtroppo non c'è un vaccino per la carie, almeno i batteri che sviluppano la carie sono batteri che non possono essere contrastati attraverso un antidoto. Ecco, non è come la penicillina che contrasta alcuni tipi di No, batteri. ma poi i Per la febbre, batteri per le non sono i infezioni. virus, quindi ho detto proprio una sciocchezza sesquipedale. Evidentemente i vaccini sono solo per i virus e non per i batteri, mi sembra di capire. Esatto. Chi combatte la bocca, la salute della nostra bocca sono principalmente batteri e non virus, ed è difficile trovare un antidoto contro di loro. Magari uno trovasse. Lo Non sarebbe un Nobel spazzolino, per la non sarebbe medicina. male, Vecchi per ora ci metodi. dobbiamo accontentare di spazzolino, dentifricio e filo interdentale. Il dottor D'Apolito vive e lavora a Roma, ma oggi si trova a Cattolica per un convegno di settore che vedrà come dire, un parallelismo tra l'odontoiatria e l'ortopedia. Esatto. Noi con gli ortopedici abbiamo in comune dei materiali per la sintesi ossea, principalmente il titanio, cioè le applicazioni dell'ortopedia in odontoiatria. Nella fattispecie oggi le placche di sintesi in titanio che vengono usate nella bocca, nella mandibola e nel resto delle ossa del corpo umano. Il motivo per cui abbiamo desiderato fare questo collegamento nella giornata mondiale del sorriso era
ed è, oltre che porre l'accento sull'importanza della prevenzione dell'igiene orale, anche quella legata al fatto che molti medici professionisti come te dedicano parte del loro tempo in missioni umanitarie. Ecco, vorrei che ci raccontassi la tua esperienza in questo senso. Allora, fino a qualche anno fa siamo andati un pochino in giro a portare il sorriso a chi non poteva averlo. Naturalmente il motivo principale è la povertà nel mondo, è la scarsa in generale, la scarsa prevenzione. Siamo stati un pochino in giro per il mondo e abbiamo avuto la gratificazione di portare il sorriso a persone meno abbienti. E abbiamo fatto tanta Asia, tanta Africa, tanto Sud America con i miei colleghi. C'è da dire che oggi la nostra missione non è andare lontano fuori dall'Italia, ma una gratificazione la troviamo anche nel prevenire malattie del cavolare. Ecco, ho la semplice appunto in generale qui in Italia, vicino a casa nostra, perché appunto, come dicevo prima, la nuova generazione di ragazzi va presa per la mano e portata, va educata alla profilassi. Ma secondo lei il fatto che oramai i ragazzi hanno purtroppo questa spinta dai social, dal mondo, insomma, che ci circonda all'essere comunque più belli possibile, non potrebbe essere un fattore in un certo senso anche che produce maggiore igiene? Sì, diciamo maggiore attenzione, perché oggi l'immagine prevale su tutto. Quindi una bocca sana, dei denti bianchi, ecco, adesso si usano tanto le faccette, degli smile tattoo, ecco, brillantini alla bocca. Quindi il giovane è più attento. Allo stesso tempo, sulla bilancia c'è l'aumento di cibi cariogeni, l'aumento dei vizi della nostra generazione, cioè della trascuratezza, che va sempre rispetto ai nostri tempi. Noi vediamo in percentuale le statistiche che facciamo in maniera accademica, le statistiche sulle droghe, sul fumo, sull'alcol, che sono il nostro principale nemico. E purtroppo le statistiche rispetto agli ultimi 20 anni sono in crescita per Quindi le quanto cose riguarda questi. peggiorano, probabilmente anche complice l'alcol, no? Non tutti sanno quanto l'alcol fa male anche al cavo orale, appunto. Alcol e tabagismo sono i principali nemici. E quella è la nostra lotta, la nostra missione principale ad oggi per quanto riguarda la prevenzione. Sì, i controlli dal dentista, sì, la pulizia dei denti, sì, gli screening per quanto riguarda malattie del cavo orale, ma principalmente con la nuova generazione alcol e tabagismo. Dove vorrebbe andare? Questa è la mia ultima domanda, adesso a dare una mano. In quale zona? Diciamo, tra le nostre esperienze, noi abbiamo fatto, insomma, l'Africa tante, tante volte, dove lì, beh, in Africa, diciamo, è abbastanza risaputo la condizione sociale. In Asia ci sono dei posti nascosti di cui nessuno pensa che esista un terzo mondo anche in Africa, in Asia o in Sud America. Ad oggi andrei nei paesi che vengono fuori da una guerra. Perché dopo una guerra lo scenario è sempre un pochino catastrofico. Faccio l'esempio soltanto che una delle missioni che abbiamo fatto per portare il sorriso è stata dopo la guerra in Jugoslavia. Quindi siamo stati dopo il 98, diciamo, no, dopo il 2000, che si sono calmate le acque dell'ex Jugoslavia, siamo andati dell'ex Jugoslavia appunto per una missione umanitaria. In E lo Bosnia, scenario è stato immagino. catastrofico. In Bosnia, immagino. Sì, in Bosnia e Erzegovina è finito nel 95, in Kosovo nel 99. Quindi dopo siamo stati a Sarajevo, esatto, quindi in Bosnia. E
Nei paesi post bellici è sempre uno scenario abbastanza catastrofico. Mi piacerebbe andare nei posti dove c'è guerra insomma, appena finita la guerra. Adesso non voglio citare l'Ucraina perché è ancora in corso una guerra, Magari fosse però finita. dopo, magari, dopo una guerra gli scenari restano sempre abbastanza duri. Grazie, dottor D'Apolito, per aver condiviso con noi parte della sua mattinata. Noi vi auguriamo Grazie a voi, ragazzi. un buon proseguimento di giornata con il sorriso, nonostante le tante Buona guerre giornata del sorriso. che Buon ancora. sorriso a tutti, buona giornata del sorriso. E Grazie, grazie a grazie a voi. tutti voi che date l'esempio aiutando chi ha bisogno. Grazie, dottore. Come si Sì, dice? Sorridete che è gratis, sorridete il più possibile. volevo dire proprio questo, è importante mantenere alto il sorriso anche purtroppo, nonostante le tante guerre ancora in atto, perché è un sorriso che viene suscitato dalla determinazione a fare il bene e a portarlo in ogni angolo del pianeta. Quindi grazie per la tua testimonianza, dottor D'Apolito. Buon proseguimento di giornata Grazie. a te, buona giornata del sorriso. Noi Grazie diamo ragazzi, la linea alla regia e ci ritroviamo tra qualche istante. a voi. Grazie.